Proseguono a Vittoria le indagini sull'omicidio di Salvatore Nicosia, avvenuto all'interno del negozio della vittima. Nelle mani degli investigatori un video con le immagini dei momenti dell'omicidio. La querella tra il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, e la professoressa potrebbe finire in tribunale. La donna, attraverso il suo profilo Facebook, chiede conto per l'agonia mediatica subita. L'INAIL ha pubblicato il bando Easy Agricoltura 2016, mettendo a disposizione 45 milioni destinati per le piccole e medie imprese agricole. Fine settimana di sfilate ed eventi dedicati agli sposi, sabato si svolge Trecastagni in Love in provincia di Catania, domenica a Modicalta a San Giovanni sfilano gli abiti di Sposami di Mirella Blanco. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Proseguono a Vittoria le indagini per far luce sull'omicidio del commerciante Salvatore Nicosia, avvenuto nella mattinata di lunedì scorso all'interno del negozio della vittima sulla provinciale per Santa Croce. Nelle mani degli investigatori ci sarebbe anche un video con le immagini dei momenti immediatamente precedenti e successivi al fatto di sangue. Sentiamo i particolari in questo servizio di Gianni Licitra. Ci sarebbe un video nelle mani degli investigatori che conterrebbe le immagini dei momenti immediatamente precedenti e successivi all'omicidio del commerciante di autoricambi Salvatore Nicosia, ucciso lunedì mattina nella sua attività sulla provinciale Vittoria, Santa Croce Camerina. Il video sarebbe stato ripreso da una telecamera privata ad una certa distanza dal luogo dell'omicidio e mostrerebbe due individui appostarsi nelle vicinanze dell'attività in attesa della vittima arrivata intorno alle 9. I killer hanno atteso che Nicosia aprisse le saracinesche e si sono diretti verso il negozio. Le riprese poi mostrano gli individui allontanarsi con un furgone Mercedes Vito di colore bianco in direzione Scoglitti. Il mezzo sarà poi ritrovato nel tardo pomeriggio di lunedì nelle campagne di Contrada Resinè. La qualità delle immagini però non sarebbe tale da consentire agli inquirenti di identificare le due figure che restano al momento sconosciute. La scientifica sta mettendo in atto tutto quanto la tecnologia è in grado di fornire per scandagliare ogni singolo frame del video e cercare di trovare elementi utili alle indagini. I due assassini quindi si trovavano già sul posto prima dell'arrivo della vittima e conoscevano molto bene le sue abitudini. Come ormai noto, l'omicidio è stato poi scoperto nella tarda mattinata da un cliente che ha notato il cadavere diverso in una pozza di sangue. Intanto il medico legale, nominato dal sostituto procuratore Andrea Sodani, titolare dell'inchiesta, ha eseguito l'autopsia sul cadavere del commerciante. L'esame autoptico avrebbe confermato che ad uccidere Salvatore Nicosia sarebbero stati due colpi di fucile caricato a pallini, il primo alla spalla destra e il secondo, quello mortale, al torace. Ulteriori elementi saranno trascritti nella relazione che entro 90 giorni sarà consegnata al magistrato. Intanto ieri pomeriggio si sono svolti presso la chiesa della Resurrezione a Vittoria i funerali del commerciante ucciso lunedì mattina. Il rito funebre celebrato da Don Salvatore Mallemi, parroco della chiesa San Francesco di Paola, insieme al parroco della Resurrezione Don Tonino Puglisi. Durante l'omelia Don Mallemi ha esortato i presenti alla misericordia e al perdono. Secondo quanto appreso nell'ambito delle indagini, intanto ci sarebbero due sospettati. Gli investigatori avrebbero effettuato una perquisizione approfondita nella casa di uno dei due al momento disabitata e che è stata aperta con l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. La scelta di andare a colpo sicuro su questo appartamento confermerebbe forti sospetti della polizia su uno dei due sicari e quindi le indagini potrebbero essere ad una svolta. Controlli serrati dei carabinieri di Ragusa hanno portato all'arresto di due ladri seriali, uno pregiudicato, l'altro incensurato, che hanno derubato molti esercizi commerciali del territorio. Incastrati dalle immagini delle videosorveglianze, nonostante i due asportassero i nastri del negozio derubato, fondamentali però sono stati i video delle altre telecamere vicine.
I furti rasentano ormai il fenomeno sociale in molte zone del territorio ragusano, costringendo i cittadini a vivere nella paura e nel timore di subire danni. I carabinieri della compagnia di Ragusa e della stazione di Ragusa Ibla portano avanti un mirato e attento controllo del territorio per stroncare il fenomeno dei furti, che tanto allarme sociale ha destato negli ultimi tempi, al punto di essere anche all'ordine del giorno di alcuni comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi in prefettura. I militari, infatti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Franco Mormina, di 38 anni, pregiudicato ragusano, e di Salvatore Scirica, 21enne incensurato, di origini vittoriesi. I provvedimenti cautelari richiesti dal sostituto procuratore Monica Monego e disposti dal GIP Andrea Reale sono i risultati delle indagini avviate dai carabinieri a seguito di diversi furti in abitazione e attività commerciali ubicate nel quartiere barocco di Ragusa Ibla e nel centro della città iblea. Gli episodi di furto contestati agli arrestati sono uno in bed and breakfast, nel corso del quale sono stati asportati 4 televisori, vari pezzi di arredamento e la somma di 1.500 euro in contanti. Un altro in un negozio, nel corso del quale sono stati asportati 4 tablet, un PC portatile e 14 borse da donne. E l'ultimo compiuto in un bar, nel corso del quale i malfattori asportavano decine di bottiglie di alcolici. Fondamentali per il buon esito delle investigazioni si sono rivelate le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza, poiché gli investigatori dell'arma, ponendo a confronto le immagini acquisite dalle telecamere ubicate nei pressi dei luoghi presi di mira dai malfattori, hanno notato che a compiere furti erano state sempre le stesse persone, che hanno anche sottratto il registratore delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, ma purtroppo per loro non avevano tenuto conto degli altri impianti installati in zona, che li hanno ammortalati mentre uscivano con l'area furtiva ancora tra le mani, a dimostrazione della fondamentale importanza di queste apparecchiature per prevenire e reprimere i reati di natura predatoria. Ci è voluta un'intera nottata per completare lo sbarco di 656 migranti arrivati ieri nel tardo pomeriggio nel porto di Pozzallo a bordo di una delle navi della Guardia Costiera. Prima sono stati sbarcati i feriti e tra questi un migrante con una frattura all'anca causata da arma da fuoco. L'uomo ha dichiarato di essere stato colpito prima di partire dalla Libia a bordo di un gommone. I migranti ricoverati in ospedale sono stati in totale 17, oltre al ferito da arma da fuoco ci sono 13 donne in gravidanza e altri due traumatizzati e due con malesseri organici. Individuati dalla Polizia di Stato fino ad ora 4 scafisti. Non si esclude che ci possano essere altri organizzatori responsabili degli ultimi sbarchi, in quanto sono state varie le imbarcazioni soccorse. La querelle tra il primo cittadino di Vittoria, Giovanni Moscato, e la professoressa di latino di Comiso potrebbe finire davanti ad un giudice. La donna, attraverso il suo profilo Facebook, chiede infatti le scuse del primo cittadino per la gogna mediatica a cui la donna dice di essere stata sottoposta. La colpa dei rifiuti malmessi sarebbe dovuta ad una collaboratrice per le pulizie. È stata una donna delle pulizie e non la professoressa accusata a gettare rifiuti nella discarica abusiva. La querelle tra il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, e la docente di latino e greco di Comiso sembra destinata a finire davanti ad un giudice. Non solo e non tanto perché Maria Grazia Fedino, che ha reso noto pubblicamente il suo nome tramite Facebook, è stata ritenuta responsabile senza prove inoppugnabili dal primo cittadino di Vittoria di avere depositato immondizie in una discarica abusiva, quanto per il metodo seguito dal sindaco nella gestione del caso, non condiviso dall'insegnante. La professoressa accusa attraverso i social network di essere stata sottoposta ad una vera e propria gogna mediatica, affidando al suo profilo Facebook la risposta e le sue precisazioni sul caso sollevato dal sindaco, che della battaglia agli sporcaccioni ha fatto un punto di forza. Moscato era andato a rivistare con gli operatori ecologici nei sacchi della spazzatura ed aveva trovato, tra le altre cose, alcune fotocopie di documenti della docente con i suoi dati sensibili. Moscato aveva quindi pubblicato sui social network una missiva in cui accusava la docente, omettendone le generalità e pronunciando l'invio di una multa.
Ma la prof non ci sta e Maria Grazia Fedino ha a sua volta spiegato le proprie ragioni, dopo aver precisato di aver richiesto un colloquio al sindaco che le sarebbe stato negato. La professoressa afferma di aver scritto una missiva al sindaco per spiegare le sue ragioni e di non aver ricevuto risposta. La donna spiega di essere molto attenta nella raccolta differenziata e di essersi fidata di una persona che l'ha aiutata nelle pulizie, garantendo di rispettare le regole del deposito rifiuti, cosa che poi non avrebbe fatto. La prof chiede le scuse ufficiali del sindaco per aver mal gestito la situazione e aver pubblicato i suoi documenti che, pur senza nome e su dire, l'avrebbero fatta riconoscere. È stato denunciato per danneggiamento aggravato un albanese di 22 anni, responsabile di aver distrutto alcuni pannelli della mostra Architettura Oggi sul ponte nuovo in via Roma a Ragusa. Il tempestivo intervento degli uomini dell'ufficio volanti della questura di Ragusa ha evitato che il giovane continuasse la sua azione distruttiva su tutte le litografie in esposizione, grazie anche alla tempestiva segnalazione da parte dei cittadini. Il giovane, in preda ai fumi dell'alcol, aveva appena distrutto a pugni tre litografie facenti parte della mostra. Probabilmente la furia distruttiva era nata da una lite che il giovane aveva avuto con una donna lì presente in sua compagnia. L'albanese, condotto negli uffici della sezione volanti della questura di Ragusa, è stato fotosegnalato e dagli accertamenti è emersa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale. Continua la protesta del personale dipendente del punto vendita Conad attivo presso il centro commerciale Le Masserie di Ragusa. I rappresentanti sindacali aziendali della FISA SCAT CISL hanno promosso per sabato 17 settembre dalle 10 alle 18 in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa una raccolta firme. L'obiettivo della raccolta è sensibilizzare il prefetto, il sindaco, l'ufficio del lavoro e la proprietà del centro commerciale per individuare le opportune sinergie per dare continuità al superstore alimentare, così da assicurare il dovuto prolungamento occupazionale ai lavoratori. Il segretario generale della FISA, SCAT CISL Ragusa, Siracusa, Venera Carasi e il segretario territoriale Salvatore Scannavino ammettono che questa è una strada difficile, ma sono d'altra parte convinti che in solidarietà con le altre forze amministrative, cercando di battere tutte le piste, si riesca a tutelare al meglio i lavoratori. E l'INAIL ha pubblicato il bando ISI Agricoltura 2016 mettendo a disposizione 45 milioni destinati per le imprese agricole. L'obiettivo è quello di incentivare le piccole e le micro imprese operanti nel settore della produzione agricola al miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle stesse aziende. È già stato pubblicato il bando ISI Agricoltura 2016. L'INAIL infatti ha messo a disposizione con l'avviso pubblico 45 milioni di euro suddivisi in due assi di finanziamento destinati per le imprese agricole. L'obiettivo è quello di incentivare le piccole e microimprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio di rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. I fondi a disposizione sono riservati ai giovani agricoltori organizzati anche in forma di società e per le generalità delle imprese agricole. Nel primo caso la dotazione finanziabile è pari a 5 milioni di euro, mentre per i secondi la dotazione è pari a 40 milioni di euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo erogato ha un valore massimo di 60.000 euro e un minimo di 1.000 euro viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto. Il contributo può essere cumulato con gli altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili e con gli stessi costi ammissibili se non comportano il superamento pari al 40% dell'investimento ammissibile per le generalità delle imprese e del 50% per gli imprenditori giovani agricoltori. Inoltre l'INAIL ha comunicato attraverso il suo sito le varie fasi di procedure per l'accesso ai finanziamenti. Dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le 18 del 20 gennaio 2017
set sarà possibile inserire online il progetto nella sezione C di servizi online del sito INAIL. Le imprese registrate avranno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda. Si ricorda inoltre che le imprese possono presentare una sola domanda in una sola regione o provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento. Dopo la proroga delle autorità per la gestione dei porti Catania, Messina e Trapani, parte la petizione per garantire una gestione esterna al porto di Pozzallo, ormai da troppo tempo governato da una gestione che viene ritenuta fai da te. Si legge in un comunicato della Regione la proroga per altri 36 mesi delle autorità portuali di Catania, Trapani e Messina, indetta dal governatore Rosario Crocetta. La legge sarebbe stata concessa ope legis, a seguito di motivata richiesta presentata dal Presidente della Regione, così come previsto dal decreto ministeriale relativo all'accorpamento dei porti da 24 a 15. Già a febbraio il segretario della CGIL, Giovanni Avolo, attendeva un decreto legge che porta a istituire un'autorità portuale regionale per quei porti rimasti fuori dalle due autorità portuali, ovvero Palermo e Augusta. Ma alle luci di queste novità, la lotta tra Catania e Augusta per il primato delle autorità portuali è messa a tacere, così la questione del porto di Pozzallo diventa sempre più attuale. Non pare possibile lasciare la gestione dei porti regionali, tra cui quello di Pozzallo, alla Capitaneria di Porto, detentrice di poteri aggiuntivi, e che hanno il dovere da svolgere compiti impegnativi per la salvaguardia delle vite umane, delle coste e della sicurezza nella navigazione. Si parla di gestioni che nel resto del paese vengono esercitati da organi di controllo rappresentativi di interessi territoriali plurimi. L'esigenza di un'altra gestione è fortemente avvertita nella comunità locale e provinciale, alla luce di alcune criticità avvertite durante una lunga e assurda gestione fai da te. Il presidente della società marinara pozzallese, Raffaele San Giorgio, proprio in questi giorni, insieme al direttivo, si sono interessati all'iniziativa di raccogliere firme per una petizione da inviare direttamente al governatore della Sicilia, perché emani al più presto il provvedimento di nomina di un'autorità che gestisca il porto di Pozzallo. Non bastano solo le parole sull'importanza strategica del porto di Pozzallo, non bisogna dimenticare che per far sì che determinate risorse vengano sfruttate bisogna prima curarle. Ritornano le sfilate dell'Atelier Sposami di Mirella Blanco. Domenica alle 19 l'evento di grande spettacolo ed eleganza si svolge nella suggestiva cornice della scalinata di San Giovanni a Modica Alta. Si rinnova il collaudato appuntamento con le sfilate di abiti da sposa dell'Atelier Sposami di Mirella Blanco. Quest'anno per l'evento, sempre molto seguito e apprezzato, la dinamica imprenditrice ha scelto la suggestiva cornice della scalinata di San Giovanni a Modica Alta. La sfilata si svolgerà domenica alle 19, madrina della serata Nadia Orlando. Sfileranno anche gli abiti di Mirella Blanco e di profilo di Via Sacro Cuore. In passerella anche i piccoli di profilo junior. Intervista di Eleonora Sacco. Sposami di Mirella Blanco, la nuova collezione, presenterà la sua nuova collezione. Sì, allora presenteremo un flash della nuova collezione 2017, abbiamo l'onore di ospitare Nadia Orlando, è una stilista, stiamo puntando molto su Made in Italy e verrà a presentare proprio 60 abiti della sua collezione. Ci saranno altre aziende, ovviamente non possiamo pubblicare le altre aziende per problemi di campionati, quindi è solo un flash di abiti da sposa, sarà uno spettacolo. Abbiamo scelto la scalinata di San Giovanni per valorizzare proprio perché San Giorgio è conosciuto, San Pietro pure, abbiamo pensato alla scalinata di San Giovanni per valorizzare proprio anche la nostra zona di Modica Alta che è molto penalizzata. Insieme alla sposa ci sarà lo sposo di profilo con Tonino Battaglia e abbiamo l'onore di avere tanti bambini che sono che ci fanno da cornice con profilo junior che ovviamente avrà un'altra collezione in anteprima del 2017. E continuiamo ad occuparci di sposi, dato che il Comune di Trecastagni, in collaborazione con Vanity, Associazione della Bellezza, presenta sabato 17 settembre in piazza Aldo Moro Trecastagni in Love. Corrado Acillaro l'ha intervistati per noi. Il tema principale è quello della bellezza, della sposa, dei viaggi di nozze, di tutto quel mondo articolato che orbita intorno a quella giornata, a quel favoloso giorno. Il wedding day, appunto, cioè il giorno del matrimonio. Perfetto. Quindi saranno coinvolte in primo luogo le attività commerciali di questa magnifica cittadina piedemontana che è Trecastagni, lo ribadiamo, e che appunto si occupano di tutto.
tutto quello che riguarda questo giorno, quindi praticamente saranno presenti espositori di macchine d'epoca, liste nozze, abiti da sposa, abiti da sposa, e quello sarà l'oggetto della sfilata in fiori. Bene, con questo servizio è tutto, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, arrivederci.